Luca, allora, adesso che vi siete tolti il dente, come si dice, a Lago Negro, bisogna ripetersi. Domenica c'è Ravenna, ma facciamo un passo indietro. Lago Negro non è stata facile comunque. Certo, ovviamente finalmente abbiamo sfatato il mito della trasferta, anche se siamo andati per le lunghe, perché 5-7 molto tirati e abbiamo messo tutti noi stessi in campo e già il giorno dopo però abbiamo pensato a Ravenna, che è un'altra tappa importante per il nostro percorso. Ecco, giustamente hai detto abbiamo messo tutti noi stessi in campo, c'è stato bisogno veramente di tutti perché la partita è andata per le lunghe e qualcuno insomma non sempre ha girato e questo è importante che ci siano gli altri a disposizione. Certo, assolutamente. Infatti anche io e Luca Capello siamo entrati in campo, anche se per poco, ma abbiamo dato il nostro e questo è una cosa positiva della nostra squadra perché Max ci tiene a tenerci tutti pronti e caldi per entrare in campo. Sicuramente grande gioia, è cambiato qualcosa nella vostra testa adesso, presto per dirlo. Ma secondo me è un po' presto per dirlo perché siamo molto, come si dice, focus. Sulle trasferte adesso in poi, e quindi diciamo che siamo molto concentrati. Allora, adesso si va a Ravenna, una Ravenna che in casa avete battuto 3-1, anche quella non era stata semplice, una Ravenna che ha cambiato palleggiatore rispetto all'andata e che però non sta facendo giocare Monopoli in questo momento, giusto? Sì, esatto. Sono entrati vari giocatori e la scorsa volta non c'erano dei titolari come Bovolenta e Orioli a giocare, quindi diciamo che questa volta di sicuro sarà più difficile, ma cercheremo sempre di dare il massimo. Ecco, da parte vostra, come affrontate questa trasferta? Ma l'affronteremo come sempre, con tanta voglia in campo, cercheremo di mettere in atto i nostri sistemi di ricezione di muro, come ci dice Max da inizio settimana e da sempre, dall'inizio campionato. E daremo tutti noi stessi. Esatto, Quindi non tanto guardiamo agli avversari, guardiamo in casa nostra. guardiamo i nostri potenziali. Siete partiti nelle ultime due partite, scusa il gioco di parole, con un servizio efficace. Questo è importante perché parte da lì, insomma, poi lo sviluppo del gioco. Sì, esatto. Le scorse partite il servizio è stato un po' scarso da parte nostra, soprattutto in trasferta. Ma già da Lago Negro si è visto diciamo, un piccolo passo in avanti da quel punto di vista e questo sarà di sicuro come dire, qualcosa di fondamentale per la prossima partita.